La paura se l'affronti scappa, e se invece scappi te la paura ti corre dietro. Noi abbiamo solamente un motto che abbiamo sempre portato avanti: se vuoi puoi, e le altre cose sono tutte una scusa. Paolo, Ricky, and I, Stefano, and everybody here at the team wishes you were here with us today to get Milan back to where it belongs. And this road will not be instant. It will take some time. Quello che riescono a dare i tifosi del Milan è veramente speciale, che rende questo club veramente unico. Avere la possibilità di giocare quel tipo di calcio di fronte ai nostri fan sarebbe stato veramente un mix veramente esplosivo. Io credo che noi dovremmo agire solamente nei ruoli dove pensiamo di migliorare. Che Steven Assera hanno fatto vedere cose bellissime non solo nel post-lockdown ma anche prima. In questo reparto oggi dovremo intervenire, stiamo già valutando delle ipotesi ma siamo fiduciosi di poterci rinforzare ancora. Idee chiare e unione di intenti, la paura di sbagliare non esiste. Le capacità partono dall'alto e arrivano al campo, ecco che le intuizioni, abbinate a troppa conoscenza, si traducono così. La creatività cerca di dirti qualcosa, così arriva l'intuizione, il giocatore che sul campo ti racconta storia attraverso il pallone. Il focus è chiaro, fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l'invisibile in visibile. Vale per il Milan che sognava l'Europa, vale per Sandrino che fin da piccolo voleva fortemente indossare la maglia dei suoi sogni. Sin da piccolo ero milanista. Quando abbiamo capito che c'era la possibilità di trasferirsi qui al Milan, ho chiuso, diciamo, le porte a tutti. A rimanere aperte sono le porte di un mercato che ha condotto giocatori rivelatisi decisivi per l'obiettivo finale. Obiettivo che passa dal campo, che si apre per il Milan il 17 settembre. Trasferta irlandese in casa dello Shamrock Rovers, preliminare di Europa League. Lo è sempre stato l'Europa, l'habitat naturale per questa società così gloriosa. Avere un gruppo di ragazzi che sente la responsabilità di questa importante maglietta, di far parte di questo club così prestigioso, ma che lo fa attraverso un grande senso di appartenenza, con la felicità di vestire questa maglia, con la felicità di stare qua tutti i giorni, credo che sia un segnale molto importante. Ciara l'imbucata per Ibra, Ibra, e c'è il gol di Zlatan Ibrahimovic. Ibra la tocca per Ciala, Ciala fa la sul destro, che sì, siamo in area, che sì, l'imbucata per Sale Mekers che cerca lo spazio, Ciala, la piazza Cialanoglu, meraviglioso il tiro. Il viaggio è lungo, siamo all'inizio, ma la vittoria irlandese lascia annusare il profumo delle belle giornate primaverili, quelle dove non vedi fiori, li senti solamente. Ti basta così e ti fanno stare bene. 8 vittorie consecutive nelle prime 8 gare ufficiali tra preliminari, Serie A ed Europa League. Se vogliamo veramente migliorare la posizione del campionato precedente e puntare ad arrivare nelle prime 4 posizioni, cominciare bene la stagione è molto importante. Mai arrendersi e migliorarsi sempre. Teo la mette in mezzo, Ibra di testa, Gazzlater, Ibrahimovic! Il percorso prosegue e tornando all'intuito, alle potenzialità, ecco Colombo. È quel giocatorino lì che quasi quasi. Sauga, Sauga with the ball, the shoot, goal, 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 goal!
was good for me to show to people that I can perform against a good team. I felt it was the right choice for me to come back and bring the red and black shirt on. Sappiamo quanto ci giochiamo ed è inutile ricordarlo, ci giochiamo il profilo della stagione, il prestigio europeo del Milan, ci giochiamo tante risorse importanti eventualmente anche per la società, per il mercato, e ci giochiamo tutti gli sforzi che abbiamo fatto dopo il lockdown. Calcio d'angolo battuto, colpo di testa, attenzione Alexi, il tiro gol, Alexi Salemakers! La porta sotto la pioggia del Villa do Conde, parte Isma Benna contro Kisek, gol, gol, finisce alto il rigore di Colombo. Palo, palo, due pali Ciccio. Alto, 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 alto anche Kisek, alto anche Kisek! Parata, parato, Bennasera ancora. Palo, palo! Gol! Simon, Simon! La parata, la parata! Sarebbe stato un peccato, perché era il primo comunque obiettivo stagionale che chiudeva un po' un percorso. Non dimentichiamoci che siamo all'inizio stagione, che pur avendo lavorato bene, insomma, la fatica si comincia a sentire, e quindi questo è un grande risultato. Un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie, questa volta lo stregatto rimarrebbe spiazzato. Al dove vuoi andare, il Milan, al posto di Alice, risponde in Europa League, il più lontano possibile. Così la favola di Lewis Carroll cambia il suo corso e resterà per sempre. Un po' per la serie infinita di calci di rigore, un po' perché si fermerà il tempo, diventando la foto della stagione. Dentro questo abbraccio c'è tutto: la sofferenza, la speranza, l'unione di intenti, la forza di un gruppo che, infreddolito dal clima, si scalda con il fuoco della passione, il desiderio di scrivere un finale diverso per una stagione che porterà con sé quel pizzico di magia. Ciala, no. La mette in mezzo, Leao, gol! Il gol di Rafa Leao! Teo se ne va, ecco Teo, Teo ha breccato, 2-2, Teo, 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 tiro, gol! Teo Hernandez! Che si ritesta, Leao, ancora! Milan ha la propria identità, ha il suo modo di stare in campo, ha il suo modo di giocare, e comunque nel nostro lavoro, nel nostro sport, gli esami non finiscono mai. Ci sentiamo preparati, ci sentiamo pronti per affrontare questo esame. Sorridente, positivo, volitivo, generoso, determinato. Ha avuto solamente una settimana di allenamenti, ma ha fatto bene, è pronto per giocare. A San Siro si gioca il derby numero 173 per quanto riguarda il computo della Serie A, il numero 226 per quanto riguarda il computo delle gare ufficiali. Leao
se ne va, Leao se ne va, Leao se ne va, la mette in mezzo Leao, il raddoppio di Zlatan, uno dopo l'altro, 2-0 Milan, Leao Ibra, Ibra Leao, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Il Milan torna a vincere il derby dopo quasi 3 anni e torna a vincere in casa dell'Inter dopo il 2010, firmato anche in quell'occasione da Ibra. Per la prima volta dal 2012 il Milan è primo da solo in Serie A. Dalla 4ª alla 21ª giornata i rossoneri guideranno il campionato soli. Il Milan non perde più, in campionato mette in fila una serie di statistiche da menzionare. A Udine conquista la 5ª vittoria nelle prime 6, risultato che non si verificava dal Milan di Capello 95-96. Contro il Verona ha eguagliato la 2ª striscia di gare in gol più lunga della storia, 27 come nel 1949. Torna a vincere al San Paolo di Napoli dopo il 2010 ed è la 2ª volta nell'era dei 3 punti in cui il Milan ottiene almeno 20 punti nelle prime 8 giornate. Avete notato qualcosa sulla panchina del Milan? L'esordio di mister Bonera, che nel post partita ha parlato così. Siamo evidentemente molto contenti, sia appunto a livello personale ma anche di gruppo. Questa squadra sta dimostrando giornata dopo giornata che può veramente competere in ogni stadio contro ogni avversario. La consapevolezza che stiamo costruendo qualcosa di importante ce l'abbiamo e vediamo di continuare a farlo. Sono in attesa del nostro allenatore, speriamo torni presto. Sicuramente è stata un'esperienza che ho vissuto inaspettatamente in prima linea, però credo di aver bisogno di ancora un po' di pratica, diciamo, quindi i consigli e tutto quello che sto prendendo da mister Pioli sono qualcosa che mi tengo stretto. Contro la Fiorentina segna la 29ª gara consecutiva in gol, accaduto solamente una volta nel lontano 1973. Striscia record conquistata contro la Sampdoria la settimana successiva. Con 26 punti nelle prime 10 giornate di campionato, il Milan ha raggiunto il record di miglior avvio nella storia del club. Da inizio giugno ad oggi, siamo a dicembre, il Milan non ha mai perso, nessuno in Europa ha conquistato tanti successi, ben 17. Fermiamo questa infornata di record così. Speriamo di leggerlo prima che Leao realizzi il gol più veloce della storia della Serie A. Siamo a dicembre e l'Europa League è un viaggio lungo, fatto di tanti chilometri macinati in area come in campo. Il gruppo cresce nella consapevolezza e nel confronto settimanale con le squadre più strutturate a livello europeo. C'è grande competitività, domani ci sarà sicuramente spazio forse per chi è sceso un po' meno in campo e sono sicuro che si farà trovare pronto perché sono tutti ottimi giocatori e ottimi professionisti. Così Pioli, prima di vincere il girone H di Europa League con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta contro Lille, che pochi mesi dopo vincerà la Ligue 1 davanti al PSG. Le emozioni non possono mentire, come i numeri. Il Milan viaggia a vele spiegate ed è sospinto, anche fisicamente, dai propri tifosi. Milan-Lazio deve iniziare e già trasforma la nostra pelle. Tutto il mondo ha potuto tradurre l'amore senza parole, solo con le immagini. Queste. Ecco Ciala, colpo di testa, gol! Ha segnato Teo! Ha segnato Teo! Gol! È il gol del Santo Natale! È il gol del Santo Natale! Ecco che cosa c'era sotto l'albero! Ecco che cosa c'era sotto l'albero! E allora non poteva che finire così, con l'ultimo battito del cuore, con quel pallone spinto da tutti i tifosi del Milan alle spalle di Reina, all'ultimo respiro.
2020 è stato importante, positivo. È chiaro che si parte e si riparte con grande entusiasmo. Dobbiamo continuare a pensare una partita alla volta, continuare a crescere. Leao, il tiro di Leao! Rafa! Il tiro di Chiesa, il gol! Leao! Leao, gol! Ha segnato Rafa! L'occasione arriva solo a colui che si fa trovare preparato. Riapre il mercato e la rosa si aggiunge di altri tasselli, uno per ruolo. Meite, Mandzukic e... Oluwafikayomi, Oluwadamilola Tomori. Anche qui togliamo il cappello. Trovare un difensore forte e pronto come Fick è questione di organizzazione, capacità, grande abilità. È una questione superiore. Talk about other players that have played in Milan. You know, that's why I chose this club. You know, as you said, you know, there's obviously Paolo Maldini and Nesta and Baresi, all these great players that have played. And before I came here, obviously I knew about AC Milan and the history. And I came here on the first day and saw the museum, and I don't only see the history, but I feel the history of the club and you know, the spirit of the club and everything. Ben cucito nel cuore del gruppo, il Milan chiude il girone di andata da campione d'inverno, collezionando 13 vittorie a una sola, dall'eguagliare il suo miglior girone d'andata di un campionato di Serie A a 20 squadre, datato 1950-1951. Bologna-Milan è l'inizio del girone di ritorno. Leao, bella palla! Ibra, Ibra! È un gol meraviglioso! È un gol meraviglioso! Il gol numero 500 illumina San Siro! 4-0 ante ante! Rebic! Ante! Rebic! Lukaku vuole andarsene ancora, ancora ragazzi. Siamo stati elogiati tantissimo quando abbiamo fatto dei risultati eccezionali e veniamo criticati giustamente perché le ultime prestazioni, le ultime due partite di campionato non siamo riusciti a giocare all'altezza delle nostre possibilità. Anche adesso entriamo in un momento decisivo che sapevamo che sarebbe arrivato, ci siamo dentro da protagonisti, vogliamo cercare di farlo da qua alla fine, ma le critiche fanno parte del gioco, dobbiamo assolutamente accettarle, ci stanno, le critiche ci devono aiutare per dare qualcosina in più. Salemaker se la allunga, Rebic, si gira, Rebic, tiro, gol, ante, Rebic! Le difficoltà rafforzano la mente e compattano, cementificano gruppi con basi solide ed è così che i rossoneri superano la formazione che fino a quel momento aveva raccolto più punti in casa in Serie A, imbattuta in casa da 16 gare, fino a quel momento però. Il Milan ha ottenuto 53 punti dopo 25 partite. Nelle precedenti 4 occasioni in cui era riuscito in questa impresa, alla fine è sempre arrivata nelle prime due posizioni. In questo momento però i rossoneri occupano la terza posizione in classifica con Inter e Juve davanti. Adesso è il momento di stringere i denti, momento di cercare di giocare bene, di cercare di giocare da squadra, di cercare di vincere più partite da qua alla fine. Noi scommettiamo su noi stessi sicuramente, saremo una squadra che daremo il massimo, noi vogliamo andare in Champions. Krunic, gol! Meraviglioso! Bravo! Krunic!
Salemaker si imbuca la finta di Leao. Zanotta, il tiro, il gol meraviglioso di Diogo Dalot. Stupendo, un gol più bello dell'altro. I nostri ragazzi, i nostri ragazzi, i nostri ragazzi. Se noi saremo così bravi a mantenere la media punti che abbiamo sino ad oggi, probabilmente chiuderemo il campionato attorno agli 80 punti, che sarebbe un risultato importante, che ci darebbe la possibilità sicuramente di arrivare nelle prime quattro, che è il nostro obiettivo. All'Europa, perché nel frattempo i rossoneri si stanno confrontando in Europa League ed ecco che il doppio pareggio contro la Stella Rossa ci permette di affrontare il Manchester United. A Belgrado arriva un pareggio all'ultimo secondo dopo il nostro doppio vantaggio. A Milano, con il brivido, i rossoneri superano il turno. Stiamo lavorando per realizzare i nostri sogni e per tornare a vincere. Il Milan non ha paura di fallire ed è per questo che può sognare nel teatro dei sogni. Contro lo United i rossoneri giocano una partita sontuosa, mettendo in grande difficoltà la seconda della Premier League. Personalità, aggressività, gioco e coraggio per un più che meritato pareggio che lascia tutto in bilico per quanto riguarda il discorso qualificazione. Un minuto e mezzo al termine, ce lo meritiamo tutto ragazzi, tutto ce lo meritiamo. Battuto il calcio d'angolo, colpo di testa, ce lo meritiamo tutto, ce lo meritiamo tutto, ce lo meritiamo tutto, Simon, ce lo meritiamo tutto, lo sentivo che lo facevamo. San Juan, da Milano a Manchester, la lunga traversata di San Juan. Ce lo meritiamo tutto, vero, verissimo. Eppure spesso si può imparare anche da questi momenti, da piccoli errori che rimangono dentro, insegnano, dettagli che spostano. Il Milan è fuori dall'Europa. Il Milan se la gioca alla pari con le più grandi del continente. Due ottime prestazioni, pochissimo da rimproverare ai miei giocatori, ma sicuramente un dispiacere perché volevamo andare avanti e abbiamo dimostrato che ce la potevamo anche fare. La sconfitta col Napoli ed il pareggio con la Samp fanno sentire il fiato delle inseguitrici che ora accorciano la classifica in maniera importante. È il momento più delicato, quello nel quale compattarsi e remare insieme, con più forza che mai, per arrivare al traguardo. I passi falsi contro Sassuolo e Lazio lasciano tutto aperto a 5 giornate dal termine. Il Milan è quinto, per la prima volta della stagione, fuori dalla zona Champions. Il supporto del club, il supporto dell'area tecnica non è mai venuto a meno. Le stagioni così difficili passano anche da momenti particolari, da momenti delicati, quindi la loro presenza, il loro supporto sicuramente ci aiuta. Caratteristiche determinanti per essere squadra e per essere una squadra forte siano principalmente tre: la qualità del gioco, lo spirito del gruppo e mettere in campo un grande cuore. La parola chiave è energia. Sappiamo da dove siamo partiti, sappiamo quanto lavoro abbiamo fatto per essere qui. Sapevamo che sarebbe stata una stagione stimolante, motivante, ma allo stesso tempo difficile. Quindi essere qui in questo momento a giocarci il nostro obiettivo a 5 giornate dalla fine ci deve dare grande energia. Veniamo da due sconfitte che ci hanno fatto male. Benvenuti da Milano San Siro in una giornata del primo maggio piovosa. Milan che inizia questa partita con 66 punti, Benevento che ne ha 31.
Matteo, palla dentro, che sì, Çalhanoğlu va via bene, l'allargo giusto per Alexi, palla dentro, Çalhanoğlu, gol! Ha segnato Çalhanoğlu, una bellissima azione nostra, Saelemaekers, Çalhanoğlu, gol, palla alla sinistra di Montipò, 1-0 per il Milan, Çalhanoğlu porta in vantaggio la squadra. Alexi viene in mezzo, rischiava di essere in fuorigioco Ibra, la parata ancora, Teo, gol, va verso il centro del campo l'assistente. Il fuoco è il filo conduttore della stagione, quello che arde dentro, quello che spinge all'obiettivo, quello cantato sul bus di ritorno dalle trasferte e quello dipinto sul muro per i tifosi. Il talento è fiamma, il fuoco è genio. Beh, geniale. Tutto il Milan, tutti qui a Milanello, tutti i miei giocatori abbiamo un solo obiettivo. Abbiamo formato un gruppo di giocatori che hanno sempre lavorato per questa maglia, hanno sempre sudato questa maglia e lo faranno fino alla fine. E al di là di quello che poi sarà il futuro di qualche giocatore di noi o di tutti noi. Chi vince ha grandissime possibilità di andare in Champions, però non sarà finita lì. Noi abbiamo comunque due scontri diretti da qua alla fine, sia con la Juve domani che con l'Atalanta. L'ultima giornata le abbiamo volute questo tipo di pressione, abbiamo aumentato le nostre aspettative. Possiamo essere padroni del nostro destino. Ora il testo non serve. Rigodiamoci. Juventus Milan. Esce Szczęsny, la prende Brahimino Diazzino. Non ha tirato Brahim, tira. Gol! Ha segnato Brahimino Diazzino! L'ha piazzata all'incrocio! Brahimino Diazzino! 1-0 per noi! 1-0 per noi! 1-0 per noi! Rebic, il tiro! Gol! Rebic! L'ha fatto Rebic! Eccolo, Çalhanoğlu la mette in mezzo, il colpo di testa, la palla entra ancora, Victor Mori, falla entrare quella palla, Fink, sei perfetto! Di Torino sembra presagire un ritorno in Champions la settimana successiva contro il Cagliari, ma la palla rotola, tutto allora diventa ancora più bello la settimana seguente. La situazione a 90 minuti dalla fine è questa, calda. Il Milan ha il destino nelle sue mani, deve vincere a Bergamo, dove ha portato a casa il bottino pieno una sola volta nelle ultime 11 occasioni. Il Milan ci deve credere perché ha dimostrato in tutto il campionato di essere una formazione forte, di essere una formazione molto vicina alle formazioni migliori del campionato. Sappiamo che affrontiamo l'Atalanta che meritatamente per la terza stagione consecutiva è andata in Champions, però il Milan ci deve credere perché ha le qualità per crederci. La settimana è stata piena dal mio punto di vista nei colloqui, nei dialoghi sia individuali che collettivi, ma la motivazione è al massimo. Ragazzi, siamo arrivati sin qua per giocarci un obiettivo importante per i nostri tifosi che hanno lottato e sofferto con noi, che sono stati delusi dalla non vittoria di domenica scorsa, ma adesso è il momento di rimanere uniti, di rimanere compatti e di fare il massimo domani sera. È una squadra che non ha mai avuto paura e poi la paura è come il fuoco. Se lo gestissi bene, lo controlli, ti scalda, altrimenti ti vai a bruciare. Nella partita di domani c'è troppo, ma conterà dove saremo domani sera. Questa mattina a Milanello erano attesi 2000 tifosi ultra per dare il saluto alla squadra alla partenza per Bergamo. Erano in 5000.
dalla palla Çalhanoğlu di Primavera per Teoteo, ecco la remba di Teoteo, ecco la remba di Teo, ecco la remba di Teo, ancora Teo, 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 finisce a terra Teo, calcio di rigore, calcio di rigore. Diogo Dalò, Diogo Dalò, la mette in mezzo, palla di qua, Çalhanoğlu, deviazione, mani, rigore, calcio di rigore. La paura se l'affronti scappa, e se invece scappi te la paura ti corre dietro. Noi abbiamo solamente un motto che abbiamo sempre portato avanti, se vuoi puoi e le altre cose sono tutte una scusa. Da soli si cammina più veloci, ma insieme si arriva più lontano. Ad ogni passo cambia la prospettiva. Lo scenario è diverso e in un attimo arriva la notte e spuntano le stelle. Si torna in Champions League. Insieme. Un fuoco inestinguibile che ti divora. Per sempre il Milan è tornato. AC Milan is back.